Si parte da oggi con un percorso nuovo, con delle deroghe, con delle opportunità che solamente un'ordinanza speciale può dare, mette fine a un percorso sbagliato dall'inizio, ripartiamo con qualcosa di concreto e speriamo di raggiungere in maniera abbastanza veloce quelli che sono gli obiettivi che ci siamo dati. Un momento storico importante, la fine di un vero e proprio incubo iniziato 3 anni fa con il parere contrario della soprintendenza, un bel segnale di ripartenza nel vero senso della parola. L'atto finale di un percorso definire doloroso è poco, perché ci sono stati tantissimi problemi e sembrava ad un certo punto che tra vincoli e difficoltà, ripeto, non si potesse andare avanti. Per fortuna è stato di parola Legnini, noi non la smetteremo mai di ringraziarlo per il semplice fatto che è riuscito a portare a casa quello che aveva promesso. Una situazione molto complessa sotto il profilo giuridico, che ha richiesto un'istruttoria lunga su questioni di diritto, giuridiche, di responsabilità molto delicate, e alla fine siamo arrivati a una soluzione che soddisfa la città e che soddisfa tutti. Ora tocca al comune, soggetto attuatore, prendersi la responsabilità, ma Legnini assicura piena collaborazione. Ma il sindaco e l'amministrazione e l'ufficio tecnico di San Genesio non saranno lasciati soli, saranno accompagnati da una struttura di supporto, il subcommissario garantirà il coordinamento e quindi questa nuova modalità di intervento speciale, particolare, rafforzato qui a San Genesio potrà trovare un'attuazione compiuta. Alla presentazione ufficiale in un auditorium Sant'Agostino gremito non è voluto mancare il governatore Acquaroli, che sottolinea come la ricostruzione non può essere solo infrastrutturale. È fondamentale mettere insieme l'infrastruttura e progettare un rilancio economico e sociale di questi territori, che purtroppo per troppo tempo, per 5 anni, hanno visto interrotta la quotidianità e la capacità di progettare appunto il futuro. Oggi le istituzioni devono essere motore di restituire una visione e opportunità reali affinché i giovani e le imprese possano trovare in questo territorio risposte. Castelli, assessore alla ricostruzione, punta il focus su una nuova politica votata all'ascolto. Non è una frase fatta, è esattamente l'indicazione di un metodo che sta dando i propri frutti, perché già la ricostruzione era stata funestata per tanti anni da una serie di regole burocratiche, cervellotiche e apparentemente insuperabili. Abbiamo ridato invece umanità alla relazione istituzionale, abbiamo potuto confidare su una struttura commissariale sicuramente disponibile a parlare un linguaggio comune con la regione, e se io dovessi dire oggi, dopo 7 mesi da assessore alla ricostruzione, qual è stato il segreto di questa importante ripartenza, è stata proprio la collaborazione, la leale collaborazione, che è un principio costituzionale che abbiamo voluto mettere al centro del nostro rapporto con i sindaci, i territori e la stessa struttura commissariale. Nello specifico l'ordinanza prevede 3 lotti di ricostruzione A, B e C. Nel lotto A si ricostruirà nella zona di Via Roma il preesistente, e cioè scuola dell'infanzia, elementari e mensa, un auditorium, la palestra e un istituto superiore in scienze umane e linguistico. Nel lotto B in zona stadio si rifaranno il polo professionale più un campo da calcetto e una palestra, mentre nel lotto C verranno rifatti i campi da tennis che, come dice il sindaco, furono distrutti in maniera affrettata. Una news il primo cittadino ce la dà per il lotto B. Abbiamo avuto la disponibilità da parte della Fondazione Bocelli di donare il progetto, quindi potete immaginare quello che può significare avere anche una fondazione importante come la Bocelli che accompagna non solo per la ricostruzione ma anche per gli anni successivi un percorso scolastico e di formazione. Proprio per la Fondazione Bocelli, al Sant'Agostino era presente Laura Biancalani.
Questo caso sarebbe per la prima volta un intervento in collaborazione con il commissario. Normalmente abbiamo sempre ricostruito da soli e poi donato, e diciamo che eravamo in collegamento con le strutture commissariali, ma sempre, abbiamo sempre lavorato in autonomia. Sostanzialmente, se il modello funzionasse, invece di una sola scuola, con lo stesso paniere di risorse potremmo diciamo, essere più efficaci in più territori. Questo cerchiamo di fare.